Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Uno per uno, emendamento per emendamento, vengono esaminate così in Senato le modifiche al cosiddetto decreto Cutro. Sono più di 300 in tutto, nessuna fiducia. Il governo conta di arrivare al voto finale entro poche ore, anche perché il provvedimento deve poi passare alla Camera per essere convertito in legge entro il 9 maggio. Ritirato stamattina dopo le proteste del centro-sinistra il maxi emendamento della maggioranza, detto anche emendamento canguro, che avrebbe fatto cadere le proposte del centro-sinistra strozzando il dibattito. Al centro del braccio di ferro resta la protezione speciale per i migranti, che il governo vuole ridurre drasticamente. Ne ha parlato anche il ministro Piantedosi alla Camera, rispondendo al question time e ricordando che solo il 5% dei permessi ottenuti con la protezione speciale si sono trasformati in permessi di lavoro. Che testimonia anche la inidoneità dell'istituto a favorire reali percorsi di integrazione del migrante nella nostra società. E sul mancato salvataggio, la notte del naufragio di Cutro. Con riferimento all'affermazione secondo cui la tragedia di Cutro sarebbe stata l'occasione per complicare ancora più l'operazione di soccorso in mare, ritengo si tratti infatti di un'offesa alla professionalità e alla dedizione delle nostre istituzioni deputate al soccorso, che dall'inizio dall'anno ad oggi hanno portato in salvo 21.988 persone. Ma le opposizioni sono pronte allo scontro. Per la segretaria del PD Elly Schlein il decreto Cutro è peggio dei decreti Salvini e avverte: sulla protezione speciale continueremo a dare battaglia.